cosa gli vuole? Ma io cosa... Ah, ma sono dei pancake. Oh, so farle, andiamo. Oh, cosa? Questo mi serve, io sono pronto. Ok, io ho tutto quello che mi serve. E adesso io farò dei pancake più buoni. Ok, così. Oh, che bello, questa pastella la verso qui. Ovviamente giro. Bene, fatto, ottimo. Oh, il prossimo? Non mi piace bianca. Cosa? Portami il mio colore preferito. Ma cos'è questa cosa strana? Ah, così meglio. Ah, aggiungo del colorante e mescolo. E adesso? Sì, così. Ah, che bello. Ottimo. È ottimo, mi piace. Cosa devo fare? Ah, lo so. No, faccio una cosa molto insolita. Faccio il contorno e poi l'eterna. Ah, cosa devo mettere altro? Ah, cosa c'è dentro? Ah, cosa? Oops. Ah, è molto buona. Yummy. Ah, sì. Ah, guarda. Ah, tanti colori. Ah, sì. Devo girare. Ah, che bello. Io ho quasi finito. Devo prendere un po' di sciroppo. Oh, che buono che è. Yummy. Wow. Sì, i pancake neri sono più buoni. Oh sì, ma questo cos'è che ha preparato? Ok. E il rosso sta bene. Ne metto tanta. Oh sì, e devo decorare con i rani. Ah, che schifo. Fatto. Mangia. Oh, assaggia il mio unicorno. Oh, che belli che sono questi pancake. Oh, bravo i miei. Wow, che bello che è! Ah, sì? Vabbè, i ragni li tolgo. Provo? Spero che non sia pericoloso. È molto buono. Quale devo provare? Voglio questi. Ah, che buono! Ah, sì! Oh, che bello! E adesso... provo questo. Vediamo. Sì, è buonissimo. Sì, questi sono i più buoni. Oh sì, ho vinto. Io devo finire di segnare. E voi? Ecco, devo fare questo. Ah, va bene. Ah, sì. Non è l'ora di dormire. Cosa, svegliala? Oh, dai, non fa paura. Ah, sì. Le patatine fritte. Adesso le faremo. Così. Devo sbucciare la patata. Ah, che bella. Sì, mi calma. Ah, io sparo tutto quanto velocemente. Scusi. Ah, sì, ecco, fatto. Mettiamo qui, tagliamo così, velocemente. Sì, quante patatine che ho fatto. E adesso aggiungiamo questo. Che bello. Facciamo così. Wow, che colore. Un po' di verde, giallo, rosso. Prendiamo tutti i colori. E adesso devo friggere un po'. Tanto olio, così va bene. Lo mettiamo sul piatto. E tiriamo fuori. Mettiamo qua. E pensiamo per bene. Wow, che bello. Io prendo quel coltello con cui si taglia bene. Tagliamo. È quasi fatto. Lo metto qua, metto tanto olio così le patatine si riparano velocemente. Lo metto su qua. Oh, che bontà. Quasi fatto, quasi pronto. Metto sul piatto e ovviamente sì, la salsa. Sembra bello. Le patatine sono pronte. Ma manca il colore. Chi è? Devo lavarmi la faccia. Troppo nera. Oh my god. Oh, Wednesday, sei tu. Ma cosa farai? Io ho la zibinga. Cosa? Oh, così è bella. Guarda com'è. Yummy. Prova il mio piatto. Dai, su, prova. Da dove devo partire? Ma questa cosa... Allora prendo la salsa. Vediamo com'è. Buona. Voglio ancora.
Sì, è bellissima. Ah, sì, trapitosa. Ok. Ah, sì. Buona. Mi è piaciuta. Cosa abbiamo qui? Ah, sì, che buona. Vuole mangiare tutto? Vabbè, non entra. Mary, stai bene? What? Sì, è incredibilmente buona. Voglio questo. Cosa c'era? Sono delle patatine. Sì. Io sono pronta. Oh, non ti preoccupare. Io, a me serve... questo mi serve. Un attimo. Sono fritte. E adesso un po' di carne. Ecco. E mangio. Così, bene. Pronto. E serve il formaggio. Ecco, ed è fatto. Sì. No, oh, che bello. Ecco, ma questo è troppo noioso. Cosa devo prendere? Ecco, questi dolci. Proprio quello che serviva. Oh, che bello. Ne prendo uno. Lo taglio. Che buono. Questo è via. E metto il cioccolato. E aggiungo dello gel. E devo provarlo. Ah, che acido che è. Ok, metto questo. Ok. Sì, che bello. Sì. Così buono. Avete visto? Ok, faccio così. E col formaggio faccio i denti, faccio un bel mostro. E manca qualcosa. Manca il cetriolo e qualcosa di rosso. Faccio dei buchizzi e metto della maionese. Questo è fatto. Dove devo prendere gli occhi? Devo cercare. Ecco, li trovati. Cosa? Prendi. Oh my god. Che orrore. Ma prendi i miei occhi. What's the matter with you? Sì, proprio quello che mi serviva. E adesso il capolavoro è finito. Yummy. Ah, sì. Io ho il cibo più buono. Io ne ho fatto uno bellissimo. Il mio sì, vuole essere mangiato. Che belli che sono. Voglio provare. Questo cos'è? Vediamo com'è. Mi piace. Qui cosa c'è? Vabbè, è normale. Vabbè, non è un granché. E questo cos'è? Sembra spettacolare. Devo provarlo. Sì, è ottimo. Ma io scelgo questo. Ma come? Jill, non toccare. Ho già finito il mio disegno. E adesso ve lo mostro. Voglio un frullato. È un gioco dei ragazzi, per i nostri ragazzi. Adesso prepareranno facilmente il miglior frullato del mondo. Che la sorellina Jill ha già in mente qualcosa. È davvero la cosa più facile da fare. Inizierò con un po' di Nutella per cominciare. Ma è deliziosa. Ne voglio ancora. Ma non si può. Devo fare un frullato per la mia sorellina Mickey. Quindi io metto il co... Non potevo fare a meno. Ho bisogno di latte per il mio frullato. Naturalmente lo verso qui in un pentolino. Aggiungiamo il cacao. Mi è finito nel naso. Aggiungiamo il resto del cacao al latte e mescoliamo per bene. E adesso dobbiamo aspettare che l'intero composto bolla bene. E lo verserò qui, nella mia tazza preferita. Me l'ha regalato la mia nipotina Vicky. E adesso mettiamo tutto quanto qui. Bene, aggiungiamo della panna montata, fatta. E questo è per te, angioletto mio. Vi faccio vedere io come si fa un capolavoro. Allora, cominciamo. Mi serve una tavoletta di cioccolato. Allora, togliamo la confezione. Mettiamo tutto in un pentolino. Sì, e sciogliamo. Bene, e adesso lo mettiamo dentro questo stampo. E poi dobbiamo aspettare. Sentiamo se indurisco. Nonna, che stai facendo? Jill, cosa hai fatto? Hai mangiato tutta la Nutella? Hai frullato per le vecchie? Nonna, non preoccuparsi. Mi è venuto
venuta un'idea brillante. Verso qui del latte. Devo mescolare un po'. Ed ecco il frullato pronto. È quello che io ho sempre voluto. Aggiungo un po' di panna buona, eh? Panna, cioccolato, sciroppo, bene bene. E ok, sarò pronta a servire. Ok. Anch'io ho già finito. E lo chef ha finito? Ehi. Un attimo, sto arrivando. Devo unire queste due stampe per fare un urso perfetto. E adesso aggiungiamo dei frullati all'interno e i cioccolatini. E aggiungiamo la cannuccia. Fatto, prova. Wow! Che bello! E voglio l'intera del barattolo di Nutella. Spero che sia buona. Proviamo. Buonissimo! Jill, sorellina, sei fantastica! Continuiamo a provare. È sicuramente della nonna. Lo so. Wow, sì, ti voglio bene. Un bacione. Proviamo il cocktail. Non è male. E qua cosa c'è? Wow, un orsetto di cioccolato. Forte. Proviamo il cocktail e poi proviamo l'orso. Il frullato è ottimo. E l'orso? Wow, è cioccolato 100%. Fantastico, completamente buono. Ci sono i miei mandas preferiti. Buono! Chef vince! Lo sapevo che avrei vinto. Vedo che non vedete l'ora di iniziare. Scopriamo cosa vuole il piccolo Vicky. Voglio la pasta! Tutti ora sanno cucinare, ok? Vediamo. Ok, da dove devo iniziare? Ah, giusto! Devo preparare la pasta. E adesso la mettiamo in una pentola. Così, ma perché è così lunga? Oh, cosa? E la pentola che è piccola. Ah, dai, su! Ecco, ci sta. Devo solo aspettare. Jill, Jill, cosa hai fatto? Lascia che la nonna ti insegni a farli spettare. Qua. Accendiamo il fornello e aspettiamo che l'acqua bolle. Vedi che bolle? E poi... questo è bollire, eh? Aggiungiamo gli spaghetti. Cosa insegni ai giovani, eh? Fare la pasta. No, guarda. Ti faccio vedere io come si fa la pasta. Allora, mettiamolo qui. E nel frattempo tiriamo fuori un barattolo con... sì, con l'inchiostro nero. E versiamo dell'acqua, mescoliamo ed è nera. Devo provare. Troppo cotta. Ma meglio così. Che crudo. Ok, metto su un piatto e devo aggiungere cosa? Ah, sì. Ketchup? No, sembra una formula chimica. Ci vuole qualcosa di naturale. Giusto, posso fare il mio ketchup. Schiacciamo i pomodori. Ah, sì, ecco. Il mio ketchup è fatto. Bene. Chef, cosa pensa? Sta cercando di avvelenare la bimba? Si mostra io come si. Abbiamo bisogno di formaggio. Penso che un piccolo pezzo vada bene. E adesso faccio... ah, grazie, eh? Buono. Bene, bene, devo fare il buco. Ma prima di mettere la pasta bisogna scaldarlo, sciogliere il formaggio. Come on! Ecco, così è più buono. E adesso metto gli spaghetti, buono. E li metto così nel piatto, fatto. È un capolavoro. Che odorino. Ok, mettiamolo qua. Ma cos'è sta puzza? Jill, spegni! Cavolo, i miei spaghetti sono tutti quanti bruciati. Non posso servire le viche. Quindi devo inventarmi qualcosa. Ah, ho un'idea fantastica. E ne ho bisogno. Di recente ho visto su TikTok una pasta che viene fatta con latte e cacao. Proverò la stessa cosa. Devo aggiungere la gelatina, mescolare e poi prendere una siringa. Non preoccuparti, non farò nulla. E prendo così. E adesso raffreddiamo. E guardate cosa ho fatto. E aggiungiamo della panna montata. Fatto! Wow! È così bello! Cos'è quello? Un fungo! È disgustoso! Non lo mangio! Proviamo la pasta! Beh, è congelata! Non mi piace!
qui cosa c'è? Wow, il ketchup, vediamo! Delizioso! La nonna è stata bravissima! Bene! Cosa ha fatto la sorellina Jill? Vediamo! Wow, la pasta al cioccolato! Non l'ho mai mangiata! Wow, è deliziosa! Sorellina Jill, tu vince! Oh, finalmente! Ho vinto, evviva! Potete cominciare? Sì, da questa pasta! È facile, sarà fatta! Io so fare la pasta e io non so farla! Vabbè, so cosa fare! Vabbè, si fa così! Devo mettere tutto quanto qui. Ma sono troppo lunghe. Ma devo metterle così. Ma è facile da fare. Così con le mani. Oh no, che male. Oh, le mie mani. Ma chi fa così? Deve mettere la pasta così. E poi si scioglieranno così, vedi? È molto facile. La pasta. Vabbè, cos'è questo? Ok, la pasta si fa a casa. Io li faccio una pasta così nel mio ristorante. Ma non è difficile. L'importante è sì, farlo per bene, con l'anima. E lo farò così, col cuore, da sola. Faccio l'impasto e poi faccio la pasta. E per farlo più bello aggiungo del colorante. L'impasto è pronto. Devo aspettare un po'. Così. Devo aspettare un po'. No, però ci vuole tanto tempo. Si può fare così. Basta. È finito. Non è che ci vuole tanto. Ma con questo impasto posso fare una pasta molto buona. Ok, devo prendere la Nutella. E poi tagliarla. Così. Così a strati. E adesso devo cucinarlo. Ok. Fatto. Un attimo. E gli spaghetti sono pronti. E adesso è l'ora di aggiungere i polpi. Così sarà più elegante questo piatto. Sì, è molto bello questo piatto. Nonna, cosa? Il ketchup fa schifo. A me piace. Cosa sta succedendo? Ma cosa stai facendo? Cerco di tirar fuori. E non si tira fuori. Vabbè, non ti preoccupare. Non ti luce troppo. Okay. Che ci devo fare? Ah, lo so. C'è un modo di fare la pasta. Sì, più bella e più buona. Mi servono i nodolini. E non è solamente buono. Ma è così colorato. Ah, che schifo. Non sapete cucinare, mi invidiate. E ok, piacerà. Questa pasta qui. Non dovevo mangiare una pasta del genere. Devo assaggiare. Ah, che schifo. Ma chi mangia queste schifezze? La porzione qui in centro è più normale. Gli spaghetti col ketchup, io li adoro. Però è troppo facile. Anche se è molto buono. Ok. E ora di mangiare l'indolini pororò. Vediamo com'è. È così colorata. Voglio mangiarla tutta. Ma perché è così piccante? Oh, che terrore. Però è stato divertente. Sì, io adoro il piccante. No, colazione hai vinta. E preparatemi il cioccolato. E cosa stai aspettando? Dovete cominciare. Ce l'ha fatta. Ah, ce la farà. Okay. Sì.
Certo che devo cominciare. Sì, dal latte. Devo metterlo qui. Perché si deve scaldare. E aggiungo il cacao. Così, mescolando. E poi devo aggiungere l'ingrediente segreto. Aggiungerò del cioccolato. Così sarà ancora più buono. È l'ora di versarlo. Qui. Devo usare il mestolo. E così non manca niente. Ah sì. Ah, che bello. E che odorino. Sì, che puzza. Nonna, sì, la sua ricetta non è la peggiore. Ma perché si è fermata? Era bella. Ok, verso qui il cioccolato. E mi occuperò sì della panna. Ok. Adesso devo mescolarlo bene. Sì, così la panna sarà più buona se verrà mescolata da sola. Come on! E poi con la panna decorrò il cacao. Ma non è tutto. Sarà molto appetitoso. Ok. Se ci aggiungo dei marshmallow. Marshmallow, sì, sono così buone e so che piace a tutti. Adesso è ottimo. Ma perché fai così? Ma si può prendere, sì, la panna montata. Vabbè, però i marshmallow non sono male. E allora aggiungo il cacao con i marshmallow. Ma non è la fine. Perché non devo aggiungere gli Oreo. E sono molto buoni. Ok. E decorando per bene. Oppure gli M&M's. Meglio se aggiungo tutto quanto. E ovviamente aggiungo del cioccolato. Così. Questo sì che è cacao. So che piacerà a Kate. Vediamo. Kate, prego. Il tuo cacao sembra molto buono. Io parto da... Sì, è incredibilmente buono. Spero che anche quello del prossimo candelabro sia buono. Provo il cacao della nonna. Nonna, mi dispiace, ma Tom l'ha fatto più buono. È l'ultimo candidato. Ma anche questo cacao mi piace molto. Ma quale scegliere? Vabbè, la versione di Tom mi è piaciuta di più. Nonna, dai, smetti di giocare. Allora, io voglio una bevanda al gusto di Coca-Cola. Faccela, sì. Oh, cosa? Gelatina, come si fa? Ah, io ho già un'idea dove cominciare. Per cominciare, ovviamente, devo prendere la Coca-Cola. Ok, e no, sì, vabbè, quasi, vabbè, meglio così. Jill, è meglio che ti pulisce, è una cosa incivile. Grazie, nonna. Prima devo liberare un po' la bottiglia di Coca-Cola. Lo farò nel modo più, sì, educato possibile. E ora il ruzzino. Sì, tipico. Ma cosa fai? Ma cosa? Ma sei maleducata. Ok, bisogna aggiungere un po' di, sì, di caramella alla Coca-Cola. E poi verso lo sciroppo di mais nella stessa bottiglia. Questo si trasformerà la bevanda in una Coca-Cola gelatinosa. Non resta che dare una scossa. Ma scusa, non volevo. Ecco, così. Ancora? Ma cosa? Ops. Credo che lo sciroppo di mais è troppo appiccicoso. Ma come faccio a togliere la mano? Altrimenti come farà Vicky ad assaggiare il mio capolavoro? Forza! Ancora! Ha funzionato. Bene, la mia gelatina è quasi pronta. Non resta che raffreddarla così. Bene, e sarà ancora più gelatinosa e più gustosa. Ecco, fatto! Oh, è troppo complicato. La gelatina migliore è quella fatta con il miele. Che può essere messo sul ghiaccio. Non è un'idea geniale? Sì, è una vera schifezza. Vi mostro io come si fa una vera gelatina. Per prima cosa si versa la Coca-Cola.
Sì, così, in una padella. Dopodiché metterò, sì, degli orsi di gommoso, il gusto della Coca-Cola. Si scioglieranno e sì, sarà così buono. Il mio capolavoro è l'ingrediente segreto. Darà alla gelatina un bagliore brillantinoso. E ora facciamo bollire il composto. Sì, eccolo, lo mescoliamo. E quando la gelatina sarà pronta, la versiamo così nella bottiglia. Benissimo, ecco, quasi fatto. E adesso il passo finale è quello di... Bene, bene, raffreddare la gelatina. Nessuno è in grado di farlo così bene, solamente l'azoto liquido. Bisogna versarlo così nella bottiglia, spera qualche secondo. Bambini, fate attenzione, non avvicinatevi all'azoto senza un adulto. Ok, fatto. Vicky, è il momento di scegliere il vincitore di stasera. Ah, non so, nemmeno dove cominciare. Tutto è molto appetitoso. Credo che prima cosa mangerò quello della nonna. Sì, assomiglia troppo al miele. Vabbè, vediamo cosa ha preparato Chef Annie. È bellissimo! È così luccico! Vabbè, rimando solamente Jill. Proviamo? Sì, è davvero buono! Credo che nessuno abbia più domande da fare. Jill, tu vinci! Sì, ce l'aveva fatta! Sì, che bello! Che diavolo è questo? Questo è quello che vi servirà per fare i muffin. Ecco! Oh, va bene! I waffle, ma come si fanno? I waffle sono la mia specialità e so meglio di chiunque altro che tipo di waffle piacciono alla mia nipotina. Per prima cosa bisogna impastare la pastella. E tutto come si fa? Vabbè, farina, uovo, burro e vabbè, ovviamente lo zucchero e il latte. Il latte, tra l'altro, è delizioso. Ok, bene. Oh sì, così lo aggiungiamo per bene. L'impasto è quasi pronto. Che ne dici della velocità, chef? Non è impressionante. La mia macchina è più veloce con questo. E come? Devo fare... Sì, devo andare avanti. Devo fare i miglior waffle del mondo. Sì, Jill, mi dispiace, ma sarò più veloce con due. Così. Ho i miei dubbi. Ecco, io ho già finito. Non resta che dividere l'impasto. Così, bene. E devo metterlo nelle diverse ciotole e poi aggiungere, sì, dei coloranti diversi. Proprio così, bene. E adesso posso preparare i waffle. Con l'impasto colorato posso fare i waffle colorati. Guardate come sono belli. Sì, sono troppo brava. E io assaggio. Buono. Sì, che bontà, mi piacciono troppo. Allora, pensi ancora di poter tenere testa alla grande chef Annie? Non credo proprio. Il mio waffle arcobaleno è pronto. Ora devo servirlo in un modo speciale. Perché non farlo su un piatto nero? E aggiungo della panna montata, così assomiglierà ad una nuvola. E poi degli zuccherini colorati, ci stanno sempre bene. E allora li aggiungo. Così il mio piatto sarà ancora più bello. Proprio così, bellissimo. So che la mia nipotina adora i miei waffle. E adesso sono pronti. Sì, devo aggiungere comunque il gelato ai frutti di bosco. E ovviamente i frutti di bosco. Non c'è niente di meglio in una giornata estiva di sole come questa. E anche un po' di sciroppo d'acero non guasterebbe. Sì, ma cosa? Ma adesso li farò. Ma cosa? Forse... sembra che è finito. Va bene. Avrò qualcosa nello zaino. No? Non sapevo che avessi un coniglietto qua. Vabbè, vai tesoro. Vabbè, sì, i nudolini. Questi nudolini istantanei li userò per fare i waffle. Guardate, è davvero una cosa molto interessante e deliziosa. Non vorrei mangiarlo di certo. E vabbè, chiediamo a Vicky. Bene, bene. Ma cos'è questo? Non ne ho mai visto una prima. Spero che il sapore sia altrettanto buono. Vediamo. Non ho mai assaggiato niente di peggio in vita mia. Ah, la nonna invece ha fatto, sì, i waffle proprio come piacciono a me.
Oh, che bello, sì, troppo buono. Ok, grazie, nonna. Questo è troppo buono. Wow, Chef Annie ha fatto una vera opera d'arte in altro molto buono, brava. Ma credo comunque che questa volta nessuno sia all'altezza dei waffle della nonna. Li adoro da quando ero bambina. Congratulazioni per la vittoria, nonna. E vai, ho vinto. Quanto cibo. Riuscite a preparare qualcosa? Io voglio una pasta. Ok. Oh, vabbè, devo provare. Vediamo da dove devo cominciare. Vabbè, prendo gli spaghetti. Devo mettere così nell'acqua, così. Ma perché non entrano? Vabbè, provo così, col cucchiaio. Ah, un'idea. Vabbè, devo, ecco, spaccarli. A metà. Povera Jane. Ma vabbè, ma non sai far nulla. Devi prendere gli spaghetti, metterli così nell'acqua bollente, aspettare un po'. E poi così, vedi che funziona. Ma nonna, non deve insegnare nulla alla bambina. Deve prendere l'esempio della pastissima. Io farò, sì, la pasta fatta in casa, perché è più buona di quella comprata al supermercato. Devo prendere la farina, l'uovo e il sale. Ecco, l'impasto è pronto e voglio tingerlo di nero. Io, guardate cosa uso. Devo prendere l'inchiostro di seppia perché è molto salutare. Sì, abbiamo mescolato tutto. Ok. E adesso devo aspettare un po'. Non penso che tu avrai abbastanza tempo per preparare queste piatte. Io ho tutto sotto controllo. Adesso è il momento di provare la pasta. Questo è il lavoro più difficile, però ce la farò. E adesso prendo un coltello, quello affilato, e taglio a striscio. Ma guardate quanto è morbido. Sono sicura che il mio piatto sarà molto buono. E poi aggiungo della farina. Ecco fatto. Adesso posso metterlo nell'acqua bollente e devo mescolare. L'importante è mescolare per bene. Adesso posso metterlo sul piatto. E adesso preparerò. Sì, guarda che bello, frutti di mare. Prendo dei polpetti, li frigo e li metto sopra. Vabbè, sembra strano. Non capite nulla dell'alta cucina. Aggiungo la salsa ed è fatta. Potete provare. Io penso che al mio piccolino piaccia il ketchup. Ma Jane, cosa stai facendo? Io cerco di tirare fuori, sì, la pasta dalla... Ma non assomiglia alla pasta. Ma cos'è questo? Vabbè, devo buttarlo via. Ah, sì, lo so. Io prenderò dei nudolini già pronti, perché so che piace a Bobby. Aggiungo delle spezie, metto dell'acqua bollente. Ecco fatto, mi piace cucinare così. Ma questo è patetico. No, è molto bello. Oh, quanti piatti. Non so quale scegliere. Da dove devo cominciare? Cosa? Odio i polpi, sono schifosi. E la pasta col ketchup mi piace. Io adoro questa salsa qui. Sono sicura che l'ha preparata la nonna. I nodolini cinesi. Che sorpresa, mi piaceva sempre. Oh no, no, perché è così piccante. Qualcuno ha esagerato con le spezie. Vabbè, è stato carino, bene. E vince questo. Cosa vuole adesso il mio bambino? Voglio delle patatine. Come vuoi tu, ragazzina? Ma come si fanno le patatine? Vabbè, devi sbucciare tutto quanto. E adesso devi tagliare così. Poi metti dell'olio sulla pentola. Sì, e poi guarda che bello. Accendi e metti là le patate. Va bene, è difficile, grazie nonna. Vabbè, prova a tagliare. Prendo, sì, ma... Cosa sto facendo? Ma cosa? Ma perché? Ho un pezzettino così piccolo? Ok, adesso devo versare dell'olio sulla padella. E poi metto le patate. No, Jay, non far così. Ah, che caldo! No, mi sono fatta male.
Dovevi metterti tutto quanto per bene, dai, su, chiudi. Non sai cucinare. Dai, su. Non sarà poi così male. Jane, guarda, mi sono distratta. E io mi sono quasi pizzicato il mio piatto. E comunque le mie patatine non saranno fatte con le patatine. Ma guardate con cosa le farà. Saranno ancora più buoni. Ok, taglio. E lo metto qui nell'olio. Guardate com'è, proprio quello che mi serviva. E poi posso tirare fuori. Sono dei nachos. Devo aggiungere delle spezie, ma ce la farò. Prima devo mettere tutto quanto sul piatto. Lo metto tutto quanto per bene su un piatto nero. E poi sposto delle spezie e io metto formaggio, così sarà più buono. Ah, che bello che... ma vorrei provare, però non devo. E poi aggiungo dei pomodorini. Sì, mi sono quasi dimenticata. E poi serve il succo di lime. Così il gusto sarà ancora più buono. Ma è ottimo. Anche io vorrei provare un piatto del genere. Ma sì, le mie patatine sono granché. Ma devo buttare via tutto quanto. Aspetta, ho un'idea. Devo aggiungere delle spezie, così non si vedrà. Ok, ne aggiungiamo tante così sopra. Vabbè, non è male. È stato divertente. E lo metto sul piatto. Non male. Vedo che avete fatto bene. Buon appetito, Bob. Prova, prova. Vabbè, parto questo. Beh, no, no, troppo spazio, non mi piace. Vabbè, questo è più carino. Ok. Oh, ma cos'è questo? Ma sono dei nachos. Oh, che bello. Ma c'è... No, ma se il formaggio mi piace. Vince questo piatto qui. Grazie, ragazzino mio. Ma cosa sono? Sì, Jane, guarda, dovete preparare una torta. Io voglio prepararla adesso. Eh beh, certo. Solo perché mi piacciono i dolci. E adesso la nonna mi preparerà una torta, perché la nonna è brava. Un pan di Spagna si accompagna bene alla crema. Guardate. Ah, è molto appetitosa. La parte più importante l'ho già fatta. E adesso devo decorare con cioccolatini la mia torta, perché Bobby le adora. Oh, lo so. Queste palline qui. Oh, è troppo bello. Ok, farò un arcobaleno. Così con gli Skittles. Ecco bene. Ma è un meraviglioso. Vabbè, non male. Però guardate che torta che farò io. Sarà un capolavoro. Avete visto che brava che sono? Perché io ho lavorato tanto. Adesso taglio a metà e aggiungiamo la crema sopra. Vabbè, è semplice, ma non ancora finita. Quando finirò vedrete cosa sarà. Poi aggiungo la seconda metà sopra. E poi taglio quello che c'è in mezzo. E all'interno, ecco, vedete cosa ho fatto? No, somiglia a qualcosa, ma sì, capirete cos'è. Il viola, il blu, vedete? Sì, è un vero e proprio arcobaleno. Vedete, io ho fatto tutto il lavoro e non per niente. Ancora un po' e sì, vedrete. Ma cosa ti sei inventata? Dai, dove mettere, perché siete invidiose. Perché non siete riuscite a fare una cosa del genere. Guardate, è un capolavoro. Ma io, guardate, non ho ancora finito. E devo finirlo. Vabbè, è strano. E cosa devo fare? Io lo so. Ok. Vabbè, non sarà peggio. Non capisco a cosa ti serve. Vabbè, è un segreto, vedrete. Com'è? Molto insolito. Spero che a Bobby piaccia. Piccolino, dai, su, prova. Sì, devi mangiare un dolce. Vediamo. Un arcobaleno, molto buono. Ma brava. E questa torta, quanto cioccolato, sì, buona. Brava, nonna. Vabbè, vediamo com'è questa. Assomiglia a un ghiaccio. Ma vince l'arcobaleno.
Sì. È il momento dell'ultimo round. Voglio cacao con il marshmallow. Vabbè, non è difficile. Io ce la farò. Vabbè, nessuno sa preparare il cacao meglio della nonna. Mi serve il latte e poi il cacao. Va bene, metto tanto, così sarà molto cioccolatoso. E adesso devo mescolare tutto quanto per bene. Vabbè, no, poco cioccolato devo aggiungere così. Vabbè, rompo tutto e lo metto dentro, così si scioglie presto. No, non è fantastico. Te l'ho detto. Vabbè, io sono bravissima a prepararlo. E così lo verso nel metà preferito e il gioco fatto. Dai, sono le grazie, nonna. Non ha mai assaggiato il mio cacà. Oh, guardate com'è. È un capolavoro. E non c'è il latte, solamente la panna. Devo mischiare tutto quanto per bene. Eh no. Vedete com'è? Eh sì. Ah, mi sono quasi dimenticata. Ecco l'ultimo ritocco. Il marshmallow e la sciroppo al cioccolato. Oh sì. Normale. Anche io so prima di calare. Manca qualcosa. Sì, la panna montata. Devo aggiungere tanto. Piacerà a Bobby. E poi devo aggiungere dell'olio. Sarà molto molto bello. E poi gli Skittles non sono male. E anche questo. Che bello. E lo sciroppo di zuccherini. È fatta. Brava Bobby. Non male. Ma che bello. Quanta panna. Posso bere, posso mangiare. Oh, ottimo. No, non è mai la tua tazza. Che bello. No, non è un granché. Voglio bere qualcos'altro. Oh, sì, molto buono. Ma comunque mi è piaciuta la prima bevanda. Mettami gli occhiali. Io voglio una ciambella. Potete farmene una? Sì, certo. Sono pronta. Mi piacerebbe fare molto questa ciambella per te. Per prima cosa devo versare l'impasto in questa macchina per le ciambelle. Devo riempire tutte le celle. Ecco. E adesso devo chiudere. E aspetto un po'. Io farò delle bellissime ciambelle arcobaleno. Perché le ciambelle semplici sono noiose. Le mie saranno più arcobaleno. Le più divertenti e normalmente le più gustose. Vincerò queste sfide sicuramente. Che brava ragazza che sei. Sì. Ok. Naturalmente le ciambelle nere sono le più buone. Ma ok, manca qualcosa. La salsa ovviamente. Dai. Ok. Mano, aiutami. Oh, King, ho paura. Dammi per favore la ciotola. E adesso devo versare la salsa di fragole. Ok, faccio così. E posso decorare per bene le mie ciambelle. Sì, così. Ok, bene. Ecco fatto. Su. Cos'è liquido rosso? Vabbè, è solo la salsa di fragole. Oh, come hai spaventato. È stato esilarante. E adesso devo decorare le mie ciambelle. Così. Sì, la decorazione è geniale. Sono bellissime e molto buone. Fanno paura. E le mie ciambelle sono pronte. Le metto così e aggiungo dello zucchero. Questa è una ricetta classica ma molto buona. Sì, è proprio quello che ci vuole. Guardate. Sì, bene. Sì, brava nonna. Sì. E io, quelle mie sono bellissime. Sono uno spettacolo, sei una vera cuoca. Voglio aggiungere delle zuccherine. Non si apre. Dai, forza. Oh no. Ops. Sì, ho gelato un po'. Vabbè, metto così. Bene. Mangia, cara. Oh, che belle che sono. Queste ciambelle sono davvero interessanti. Prova.
Sono buone e carine, mi piacciono. Sì. E queste? Sono semplici. Penso che provo queste. Ah, sono arcobaleno. E che profumino. Profumo d'arcobaleno. Ed è assaggio? Sì, buone. Beh, tutte le ciambelle sono state buone. Ma cosa scegliere? Naturalmente queste. Ho vinto. Sì, sono felice. E cosa si fa? Voglio la pasta preparatela per me. Ok, ho l'acqua che bolle. Così preparo in fretta questa pasta buonissima. Ok, quasi pronta. La metto a bollire. Cosa ho qui? Probabilmente... ecco. E vieni qui, mano. Devi aiutarmi contro l'acqua bollente. Sì, bene. Grazie, vedi che bolle. Cavolo, che ti sei bruciata? No. Era molto calda. Allora, l'acqua è pronta. Metto la pasta alla pentola e la faccio bollire. Cosa vuoi? Penso che farò una pasta da sola. No, sono ricoperta di farina, ma non importa. È anche un po' divertente. Sì, così va meglio. Metterò la farina così su un tagliere. Sì, e poi aggiungo un uovo. Il sale. E devo impastare la pasta. Non è facile, ma sarà divertente. E poi farò una pasta abbastanza insolita. Ecco, taglio a pezzi così. E naturalmente aggiungerò dei colori. Ecco fatto. Farò una pasta arcobaleno. Ecco, vedete? Questa è la più bella perché è lilla. Adesso faccio così. Bene. E taglio. E adesso grattugio. Ecco. Vedete? Che pasta che ho fatto. Adesso la metto nella pentola. Oh, sei così brava, sei così intelligente. Ok, la mia pasta è pronta. E adesso devo aggiungere il ketchup. Ma non riesco a vedere nulla. I miei occhiali. Ok. È ketchup o non è ketchup? Devo spremerle di più. Nonna, lascia che ti aiuti. Dai, apro, ecco, così. Dammi. Sono ricoperta di ketchup. Sì, è sicuramente ketchup. Ups, ma è divertente. Ok, devo stare più attenta. E tu non devi ridere. Ok, così. Ho fatto la mia pasta. Molto meglio così. Ok, è già pronta. E adesso la metto qui. Manca qualcosa. Mana, vieni qui. E ora facciamola più buona. Ok, l'inchiostro della seppia. È proprio quello che mi serve. Il nero non ha mai fatto male a nessuno. Adesso la mia pasta sarà ancora più buona. Ok, è nera. E questo è il ketchup, proprio quello che ci vuole. Ok. La verso sopra, che bello che è. E adesso gli occhi. Ah, cos'è? Ah, è sempre la stessa cosa. Cosa hai fatto? E io questa pasta arcobaleno. Che voglio provarla subito. Prova. Che razza di piatto strano è questo. Devo provare. Ma sinceramente non ho voglia. Non sembra buona. No, non è buona. E questa? Sì, è buona, qualcosa di classico. E questa è così bella. La voglio mangiare. Sì, questa è una vittoria. Evviva! Sì, hai vinto! Devo prepararmi. Voglio bere qualcosa. Bello e dolce. Mano, okay. Sei pronto? Sono pronta. Oh, scusa. Cosa c'è lì? Ah, bene. Lo preparo io. Vado io per prima, ok? Allora, prendo delle caramelle. Belle e macide. Che mi aiuteranno a fare il tutto.
Ok. Le metterò negli stampi. E farò una cosa molto interessante. Le ho prese perché sono carine. Cosa? Ah, le ho finite. Vabbè. E adesso le metto in forno. Dovremo riscaldarle un po'. Bene. Ecco fatto. Ora è il momento di raffreddare il mio piatto. Ok. Lo tolgo dallo stampo. Sì, è bellissimo. Sì, guarda cos'è. E adesso prendo lemon thyme, naturalmente, e le divido per colore. Ho delle tazze dai colori vivaci. E adesso... Beh, prova, buona. Aggiungo le M&M's e lo Sprite. E sarà un cocktail dolce e buono. E ovviamente la panna montata. Sì, davvero fantastico. E devo aggiungere però, sì, gli zuccherini. Così sarà ancora più buona. E poi, sì, ovviamente le cannucce. Sì, è qualcosa di incredibile. Ok. Preparo qualcosa di salutare per le mie nipotine. Prendo il sedano. Ne prendo un intero. Ce la farò. Così. Si è scostoso. Probabilmente a Gino piacerà. Ecco fatto. Il mio cocktail più sano per le mie nipotine è pronto. È bellissimo. Ci sono tante vitamine. E ovviamente aggiungo anche un rametto di sedano. E la cannuccia. È davvero buona. No. Mano, il bicchiere. Prendo il bicchiere adatto. E ovviamente lo cospargo di sciroppo alla fragola. Cosa ci metto dentro? Prendo la Sprite. Naturalmente aggiungo un colorante. Mescolo il tutto con la cannuccia. Mano, aiutami. Ma è spaventato di nuovo, Wednesday, mettilo via. Dai, ma non sbrigati. Ottimo, grazie. E la panna? Sì, assomiglia molto a un cervello. Ma per ottenere il massimo effetto aggiungo dello sciroppo rosso. E ci metto un occhio. E poi un ragno. Questo sì che è delizioso. Perfetto. I gusti di uno sono diversi, prova. Che bello. Proverò questo cocktail. È buono ed è delizioso. E questo? Non lo provo neanche. Prendo questo. È delizioso. Ma è vetro commestibile. Ma la bevanda è deliziosa. Sì, e questo vince. Prendo un altro e poi vinto di nuovo. Sono felice. Cosa c'è questa volta? Voglio un'insalata come questa. Sì, certo, nessun problema. Ah, ti capisco. Okay. Prendo le foglie di lattuga. Oh, cosa? Cosa? No, dai, no, grazie, non scherzare così. Ho bisogno di queste foglie verdi. Sono molto salutari e sono deliziose. E farò una bella insalata. Sì, prendo questa carne, che è molto buona. E devo tagliare a fette, proprio per l'insalata. E adesso metto tutto quanto qui per bene. Ecco, taglio i pomodorini. Li aggiungo qua. Ah, mi manca il pan grattato. Ecco, bene. E ovviamente il formaggio. E adesso tutto è pronto. Ok. Io so cosa fare. Farò qualcosa di divertente. Ecco, uso degli stampi per fare qualcosa di molto bello. Così. E poi vedete? Prendo, sì, un bastoncino. E metto sopra. È come, non lo so, un kebab. Che bello. Oh sì, è divertente. È un vero e proprio bouquet. Sì, e che profumino. Che brava. Non è affatto divertente.
Ah, dai, peperone rosso, vieni qui. Ti faccio a pezzi. Devo, sì, far così, togliere i semi, mettere la lattuga. E poi affetterò il cetriolo. Per bene. Io adoro i coltelli. E farò una faccia buffa. Che morde. Ci mangerà. Può darsi. Metto il mostro qui. Ok. Abbiamo tutto quanto pronto. C'era il mio. C'è un sacco di cibo. Oh, che bastoncini. È una serata interessante. Onestamente non ha un buon sapore. Cos'è questo? Cos'è questa roba nera? È un'oliva? Ha un sapore disgustoso. E cos'è questa insalata? Formaggio e pollo. Sì, è così. Ecco il vincitore. Sì, ho vinto, sono un grande cuoca. Preparatemi. Sì, la gelatina e la bottiglia. Okay. Oh, è la prima volta che metto una cosa del genere. Va bene. Vediamo cosa ho. La Coca-Cola è proprio quella che mi serve. Oh, guardate cosa posso fare. Bello. Io adoro la Coca-Cola. E senza le mani? Che bella. Ah, che buona. No, aiuto. Non mi sento bene. Oh, che puzza, che schifo. Non me l'aspettavo. Ok, devo mettere gli Skittles. Penso che piacerà la piccolina. Che bella. E io ho anche la sciroppa d'acero. Lo aggiungo. È più dolce, meglio è. Ok, chiudo il coperchio. E devo scuoterlo per bene. Così. Oh? No, si è incollata. Oh, che schifo. Aiuto. Su, apriti. Ancora un po'. Tutto a posto, piccolina? Sì. Cosa, la sciroppa si è arrivata alle mie unghie. Però adesso si apre la bottiglia. Sì. Peccato per la manicure. Non fa nulla, l'importante è dare da mangiare alla piccolina. E poi sì, metto del ghiaccio. Vediamo. Sì, è fatta. Nonna, ti sei addormentata. Adesso c'è una sfida qui. Bello, vero? Vabbè, no, è troppo. Ok, devo prendere il miele. Sì, la marmellata. Vabbè, sì, prendo la prendo il miele. Oh, sì, ci gioco troppo. Allora, devo congelare questo miele. Solamente miele? E questo vuol dire la bambina? Vediamo cosa farà lei. Io prendo la Coca-Cola come lei voleva. Anche lo chef sa fare i trucchi. E poi verso qui nella padella. E aggiungo le erbette a riso. E affinché ci sia la gelatina. Ecco, io la prendo perché ce l'ho. E adesso non resta che mescolare tutto quanto. E versarlo qui nella bottiglia. Sì, così è più facile da fare. Ecco, la gelatina è quasi pronta. Guardate com'è, mi piace. Sì, la bottiglia è piena, possiamo congelarla. Sì, ecco, questa è la mia invenzione. Ecco, guardate, un attimo, la gelatina è pronta. Sì, che bello. Bravo, chef. È facile. È ottimo, sì. Sono d'accordo che è ottimo. Dai su il suo miele. Sì, grazie che me l'hai ricordata. Oh, è pronto. Le mie mani. Oh, che freddo, cosa devo fare? Oh, non sono più le mani. Adesso devo scaldarle. Ecco, ce l'ho fatta. Così meglio. Ok, Rana non sta bene. Dai su, prendi. Tre. Che bello, non so dove piaci. Sì, ma questo sei carino, dai, parto da qui. Cosa mi ha portato? Adesso vediamo. Ecco, c'è la gelatina con il miele, che bello. Deve essere buona, è dolce. Non male. Sì, va bene. Wow, la mia Coca-Cola preferita. E cosa c'è lì dentro? Vediamo. Che bello. Cosa? È difficile da spremere, però bello. Vediamo. Buona, mi piace. Sì, è molto buona. Grazie, chef. Cosa abbiamo qui?
Ok. Sì. Ok. Ah, che bello che è adesso. Sì, è troppo bello. Sì, buono. Awesome. Questa è la gelatina migliore che abbiamo mai mangiato. Sì, ha vinto la sorellina. Ah, ma come? Sì, che bello, ha vinto. Brava, gli